Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, voglio usare queste farine, sono tre tipi di farine, diciamo che un pane svuota sacchetti. L'ho messa in autolisi, l'ho lasciata 30 minuti coperta, ho coperto la ciotola. Dopodiché ho spezzettato la pasta madre e sono andata a girare, mettendo il resto dell'acqua. Come sapete, l'autolisi, bisogna bagnare bene la farina e ci va quasi tutta la dose dell'acqua. Una volta che l'impasto è pronto, ho fatto girare una decina di minuti, faccio delle pieghe così sulla pietra, in questo modo. Ok. E come dicevo prima, ho messo una farina di tipo 2, un po' di tipo 1 e un po' di 0. E vediamo che cosa ne esce fuori. Ok. Una volta fatte queste pieghe, vado a mettere in una ciotola oliata con un goccio d'olio, copro e faccio riposare un'ora. Bene, è passato il tempo. Faccio un altro giro di pieghe direttamente nella ciotola. Questo pane lo farò in giornata, quindi sto facendo questo impasto la mattina. La pasta madre l'avevo rinfrescata la sera, quindi in giornata, in serata, lo andrò a cuocere. Adesso fatte le pieghe, copro e lascio a temperatura ambiente. Ed ecco l'impasto dopo all'incirca 4-5 ore, quindi dipende molto dalle temperature, sia esterna che interna, quindi regolatevi. Adesso mi verso l'impasto sul piano di lavoro, metto appena poca poca farina. Ok. E faccio il classico giro di pieghe a tre, quindi pieghe a portafoglio che già conoscete, piego così come di solito facciamo. Scusate, ho messo i guanti, ma non lavoro bene con i guanti. Ecco qua. Arrotondo un pochino, poi copro con la ciotola e lascio riposare l'impasto come al solito 30-40 minuti. Adesso voglio mettere dentro questa ciambella, ci farò una ciambella di pane. Dei semi di finocchio. Naturalmente potete anche cambiare e mettere un'altra cosa. Io voglio dargli il sapore di finocchio, visto che si avvicina la Pasqua. Beh, ancora manca un bel po'. Mi piace sentire quel sapore, di pane al finocchio. Quindi allargo bene l'impasto, faccio una sorta di laminazione. Una cosa simile perché la laminazione va proprio allargato tantissimo. Io lo allargo solo un pochino. Non ho messo il peso del finocchio, una manciata perché è andata a gusto, insomma, se vi piace tanto mettetene di più, altrimenti una manciatina va bene. Scusate. Ok, e lo spargo così. Bene, ce ne metto un altro pochino, mi sembra poco. Quindi ecco, andate ad occhio. Ok, e poi piego. Piego in questo modo, così a metà.
Chiudo così. Ecco qua. Appiccico bene. Arrotondo un pochino e a questo punto lo lascio ancora con la ciotola. Lo lascio ancora lievitare una trentina di minuti, 30-40 minuti, come le prime pieghe. Passato il tempo, vado a formare la ciambella, quindi allargo un pochino per il senso lungo, lo allungo un po'. Ecco qua. Ok, mi metto un pochino di farina sui guanti e poi piego un altro pochino così e piego per formare la ciambella. Cioè faccio prima tipo un filone, diciamo. Vedete, ci sono belle bolle. Ecco qua, cerco di allungarla un pochino e poi la arrotolo anche, potete anche non arrotolarla, mi sono ricordata che ho già un altro video di una ciambella arrotolata, quindi la farò così anche questa, ho arrotolato un pochino, non molto, e poi la chiudo e l'appiccico così. Ok, io la metto direttamente su carta forno, così, però poi per cuocerla la faccio scivolare nella teglia calda. Metto un po' di semola e adesso per non farla chiudere durante la lievitazione ci metto un bicchiere, l'ho oliato. O così, ma anche dall'altro verso va bene. E mettete quello che avete naturalmente. Anche un coppa pasta un po' grande, se avete. Perché poi comunque si chiude un pochetto in cottura. Quindi ora copro bene con un telo. Ci metto un telo. E poi vado a mettere in un posto caldo, anche dentro il forno spento, magari con la lucetta accesa, perché sta facendo molto freddo. E lascio lievitare ancora. Allora, dopo all'incirca 4 ore, naturalmente il tempo relativo vi dovete regolare perché dipende molto dalla temperatura, se è estate, se è inverno, quindi non è perché c'è scritto 4 ore, sono 4 ore, si deve gonfiare, regolatevi, fate la prova a dito e quando è pronto andiamo ad infornare. Naturalmente il forno l'ho portato già a temperatura, 250 gradi, faccio dei tagli veloci in questo modo e faccio poi scivolare sulla teglia già calda. Voi se usate la pietra, scivolate sulla pietra. Eccolo qua, ho infornato, ho impostato il timer, 50 minuti, 50 o 45, questo dipende dal vostro forno, e il pane va cotto sempre statico, sopra e sotto. E poi a scalare vi metto i tempi, adesso vi scrivo i tempi della cottura, però se mi seguite pressappoco già li conoscete. Una volta pronto lo metto su una gratella oppure se volete anche in piedi per farlo raffreddare un pochino prima di tagliarlo. Sentite com'è croccante. Questo verrebbe voglia di tagliarlo caldo e mangiarlo subito,
però io l'ho fatto di sera che già abbiamo cenato, infatti non ci siamo con i tempi, però è veramente da mangiare caldo, tiepido magari. Adesso aspetto un pochino e poi lo taglio e vediamo l'interno. Beh, sì, diciamo che va bene, eh. Ho usato tre tipi di farine, poi la 2, la 1, quindi non ci sono tantissimi alveoli, però guardate che bello, è profumatissimo con questo finocchio che gli dà quel sapore particolare. Bene, amici, spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a condividerlo, a lasciare un like. E da iscrivervi al canale, per chi ancora non l'avesse fatto. Ciao a tutti e ci vediamo prossimamente. Ciao ciao.